Ciao Betris.it, finisce il concorso della 74esima edizione del Festival di Cannes con il disturbo mentale di un ragazzo in Australia, Nitram, Justin Courcelle, il disturbo mentale di un pittore in Francia, molto ricco, forse troppo ricco, perché drammaturgicamente non sentiamo mai il problema di questo pittore di nome Damien, interpretato da Damien Bonnard, che fece furore 2 anni fa nell'ultimo Festival di Cannes, perché l'anno scorso non si è fatto nei Miserabili di Lajli, era il poliziotto nuovo che arrivava, questo attore col nasone molto interessante. È un pittore Bonnard in questo film bipolare. E quindi il disturbo mentale irrompe e chiude il Festival di Cannes sia con il penultimo film del concorso di Courcelle, Nitram, sia con l'ultimo, L'Intranquille, il non tranquillo. È bipolare, Damien. E quindi passa dei momenti di mania in cui dipinge, cucina, è molto ricco, vive in questa casa sul mare molto ricca, tutto molto ricco, ha un papà molto ricco, è sposato con Leila, interpretata da Leila Bekti, quindi ha la caratteristica di questo film di avere i due protagonisti che si chiamano con i nomi propri dei personaggi. E Joachim Lafosse, regista belga, racconta in un festival molto privato, quasi privatistico, molto familiare, quasi familistico, di Cannes, racconta appunto tra le mura domestiche di questa tenuta di campagna, di mare, con stagni, acqua, scogli, bellissime giardini. Racconta del momento in cui il pittore sta per tornare ad avere un attacco di mania ipercinetica. A quel punto abbiamo di nuovo una donna, nel caso di Nitram è la madre, in questo caso è la moglie, quindi due donne, due diversi ruoli ovviamente all'interno del rapporto con il maschio che ha affetto da patologia mentale. Il film non è male, lo vedi con un certo interesse, soprattutto c'è l'idea di voler cercare di capire come riuscire a mantenere un matrimonio affrontando il disturbo bipolare, quindi sono dei film educational molto questi qua. Uno è come fare quando c'hai un figlio che insomma, ecco, e forse è meglio anche a livello sociale non vendere le armi a chi non ha un porto d'armi, ecco. In questo caso è come cerco di non divorziare da mio marito che è bipolare. Arriviamo diciamo, nel mezzo del cammino di nostra vita, i due hanno avuto già dei problemi in passato, vengono rievocati, c'è anche un bimbo tendente alla bulimia che mangia come uno sfondato perché non capisce molto bene figlio, non capisce molto bene quello che sta succedendo, poverino, è piccolo, c'è questo papà impaccato dai sordi, ripeto, questa ricchezza enorme che non capiamo se viene dall'arte di Damian, che comunque è uno che espone, uno che è un gallerista, è uno che...